Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Questo è il dormitorio notturno delle galline, è all'interno di un recinto, l'avete visto tante volte, il mio pollaio. Allora, cosa succede? Quest'anno ha fatto veramente molto caldo e nonostante la pulizia periodica, nonostante tutti gli accorgimenti, penso di aver avuto un attacco di afidi. Afidi, pidocchi e quant'altro. Col caldo si sviluppano parecchio questi parassiti e si depositano sulle nostre galline che per il prurito e per l'infiammazione si staccano le penne o le staccano le altre a loro quando cominciano a vedere la parte bianca e soprattutto il sangue e quindi si fanno veramente del male. Allora, qualche settimana fa ho utilizzato la calce idrata per terra, c'è il video, visto che ha destato interesse perché è un metodo molto semplice e economico per disinfestare per terra. Molti lo usano anche dentro i posatoi. Io lì non lo uso. Allora, cosa ho fatto? Mi sono documentato e ho preferito utilizzare un altro sistema per disinfestare, per ammazzare gli acari presenti all'interno. Cosa succede? Gli acari si posizionano soprattutto negli interstizi del legno, ma anche in quelli in muratura, ma nel legno soprattutto. Si nascondono durante il giorno e la notte vengono fuori. La notte le nostre galline sono addormentate, come noi, non riescono a vedere bene, hanno riflessi molto molto lenti, praticamente dormono. Quindi cosa succede? Che gli acari le attaccano, insomma. Ora quindi ha voglia di avere gli occhi buoni, qui di giorno non si vede nulla, è difficile. Per vedere se il nostro dormitorio delle galline è infestato da acari, potremmo mettere un pezzo di nastro biadesivo nei punti dove pensiamo possano esserci da annidarsi. E loro poi la notte escono lì e restano incollati. Io questo sistema non l'ho fatto, però un mesetto fa e qualcosa in più ho usato la fiamma libera per disinfestare il pollaio. Vi devo dire che durante questo breve lavoro, perché dura 10 minuti il tutto, ho sentito un forte odore di carne bruciata, quindi ho dedotto che ho colto nel segno. Da quel momento in poi alcune galline sono entrate più volentieri all'interno del ricovero notturno. Ciò non toglie che loro sono abituate a mettersi sopra. Adesso l'ho pulito, ma ogni giorno lo devo pulire perché ovviamente loro con le loro deiezioni, dormendo lassù, lo sporcano, sporcano il tetto. Quando lo comprai, questo all'inizio, loro si mettevano dentro la cova, oppure addirittura, come dovrebbero fare, sopra i posatoi, eccoli qua, questi li avevo fatti io. Ora non lo fanno più, però il freddo si avvicina, quindi voglio che d'inverno tornino dentro. Si può usare la fiamma libera anche. Ma senti che casino che fa questo. Si può usare la fiamma libera anche sul legno, sì, però ci sono alcuni accorgimenti da tener conto. Lì vedete, c'ho 6 litri d'acqua pronti perché male che va, gli do una bagnata d'acqua e risolvo il problema. Ultima cosa da fare, quando poi faremo i posatoi, dovremo togliere la paglia perché ovviamente se no diamo una fiammata. Sentitela, sentitela. Allora, se la gallina non mi entra dentro, posso iniziare l'operazione. Ecco qua. Basta veramente un passaggio veloce nelle fessure. Cercando di non far cadere i detriti per terra, perché adesso a titolo dimostrativo lo sto facendo così, in realtà andrebbe pulito tutto, svuotato, vedete che ho della paglia laggiù, questo non gli fa bene ovviamente, ma è giusto per fare il video, per fargli vedere come si fa. Ora apro i posatoi e ne facciamo uno insieme. Senti. Sentitela come è arrabbiata. Ok, tolgo un po' la paglia che ho dentro. Dentro, come vedete, ho sempre della cenere di legna. Non ho usato qua, come vi dicevo, la calce idrata. Non mi piace, anche se non è pericolosa per gli animali, preferisco la cenere di legna. La cenere di legna è utile perché gli animaletti striscianti ovviamente non possono muoversi sopra la cenere di legna, gli dà fastidio. È un metodo molto vecchio, molto antico, io lo uso da 3-4 anni e a parte quest'anno che abbiamo avuto quel grosso caldo a giugno che ha sviluppato un po' questo nuovo ecosistema di acari. Adesso gli parlo a sta gallina, gli dico di star zitta. Ecco, problemi io qui dentro non ne ho mai avuti. Vogliamo il più grosso. Allora, è importante fare veramente
tutti gli angoli, anche all'interno, soprattutto i punti di giunzione delle tavole qui all'interno. Ma basta una passata veloce, eh? Sentite, voi non lo potete sentire, ma c'è puzza di pollo. Quando ero piccolo, mia mamma comprava i polli, non erano spennati benissimo, passava sulla fiamma il pollo spellato, si bruciavano i peli che rimanevano attaccati all'animale. C'era questo odore caratteristico di pelle bruciata, e questo è lo stesso odore. Adesso tolgo la paglia da qua dentro. Allora, ho capito perché le galline stanno facendo casino. Devono deporre l'uovo e io sono qui che gli sto dando fastidio. Ce ne sono due in fila. Adesso faccio una cosa molto veloce e poi chiudo il video perché non le voglio disturbare oltre. Ecco, questo è il posatoio dove loro fanno le uova e dove passano più tempo, insomma, a turno. Questo è quello che avevo costruito io l'anno scorso. Se si fa un giro veloce non occorre, non ci sono grossi rischi, anche se c'è qualche filetto di paglia, però mi raccomando, tenete sempre un po' d'acqua a portata di mano. Questa operazione qua si può fare anche ovviamente nei posatoi, nei dormitoi, in muratura, a maggior ragione. Finito questo, comincio a lavorare fuori. Ecco, vedete, ogni tanto cade il corpo di qualche animale abbrustolito. Qui c'ero già passato, vedete? Avevo indugiato un po' troppo. Qua sopra, dove loro dormono la notte. Questo secondo me è un metodo eccezionale, veloce, efficace, poco costo e soprattutto non chimico per dare una pulita un po' a tutto quanto. Dove passa la fiamma non rimane più nulla, eh. Questo bruciatore a gas lo trovate in tutti i centri commerciali, ve lo danno di solito con 2-3 cartucce che si mettono qui all'interno, si avvita, è sicuro, è certificato, è a prova di errore, costa una ventina di euro, quello piezoelettrico, cioè quello con l'accensione, che però dopo un po' sappiate non funzionerà, e qualche cosa in meno, quello invece senza il piezoelettrico. Questa operazione qui, visto l'attacco che ho avuto quest'anno, la farò sicuramente in primavera, prima dell'estate e durante l'estate a intervalli di 3-4 settimane. La curiosità, cosa dobbiamo fare lì? Eh? Cosa dobbiamo fare? Posso usare la fiamma vicino a te? Guardala, guardala. Voglio vedere se si avvicina. Ah, ecco, ma mica se ne va. Niente. Sono un simpatico passatempo per loro. Va bene, dai, adesso do una pulita dentro, tolgo la paglia e continuo a disinfestare con la fiamma. Ultima nota, qui ovviamente è finita, ma sulla scaletta ci va la cenere di legna, perché loro devono pulirsi le zampe prima di entrare nel posatoio. Pochi accorgimenti, dai, per cercare di tenerle il più possibile pulite. Adesso è il periodo della muta, quindi vedrete qualche gallina
leggermente spelacchiata come quella, cominciano. Qualcun'altra invece sta riformando il piumaggio perché, appunto, come vi dicevo, è stata colpita, ma attraverso alcuni consigli del veterinario, insomma, sto risolvendo il problema. Sull'articolo sul blog vi ho scritto le medicine di libera vendita che ho loro somministrato per far ricrescere poi il pelo e ovviamente togliere l'infestazione di acari che avevano addosso. Questa la lasciamo tranquilla, gli metto un po' di paglia e lo facciamo insieme. Qui adesso ci andrebbe la paglia pulita. Ora, per esigenze di ripresa, che non voglio farla attendere oltre, le metto la paglia che avevo prima, poi la tolgo. Continuo l'operazione nel pomeriggio dopo che avranno deposto l'uovo, così non le disturbo più. Spero che questo video vi sia stato utile. È un sistema, come vi dicevo, veloce, pulito, non invasivo e si ottengono degli ottimi risultati davvero. Magari provatelo prima e con pochi soldi, con 20 euro, vi comprate un cannello e risolvete il problema, almeno per quanto riguarda il ricovero notturno. Volevo vedere in diretta con voi. Ecco qua, adesso comincia a deporre l'uovo. Questa scena in tanti anni è la prima volta che la vedo anch'io perché ovviamente non l'ho mai voluta disturbare in un momento clou. Si sente un po' non a suo agio. Dai, adesso vado via. Dai, va bene, dai, chiudo il video. Volevo farvi vedere la deposizione dell'uovo, ma è un'operazione che devo fare con una camera nascosta all'interno. Prima o poi lo farò. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo giovedì prossimo. Se vi è piaciuto il video, pollice in su. Eccolo qua. Se non vi è piaciuto, mettetelo in giù, va bene lo stesso. Se avete consigli da darmi per sapere voi come fate la disinfestazione del pollaio, del ricovero notturno più che altro, ve ne sono grato. Così imparo magari qualche metodo diverso. Io qua chiudo solo con questa nota. L'anno scorso avevo utilizzato un disinfestante chimico chiudendo un posatoio alla volta, facendo decantare per 20 giorni, ripulendo il tutto. Avevo ottenuto dei buoni risultati, quest'anno invece ho voluto provare qualcosa di un pochino meno invasivo. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.